Ciao, oggi parliamo di cosa facciamo alle nostre piante di agrumi in settembre. Allora, settembre è un mese molto bello perché si iniziano a abbassare le temperature, inizia la pianta a avere uno sbilanciamento termico, quindi si passerà dal caldo del giorno al freschino della notte. E in questo momento cosa succede? Le piante dei limoni, specialmente quelli rifiorenti, inizieranno a fare una nuova fioritura. Adesso qui abbiamo un carubaru che abbiamo in un inizio di fioritura. Adesso siamo i primi di settembre. È un inizio di fioritura, ovviamente avrà i suoi limoni che diventeranno gialli quando inizierà a farsi freddo. Sappiamo tutti che i limoni fanno più volte all'anno, ma i frutti si colorano solo quando c'è lo sbalzo termico in autunno oppure in primavera. Durante l'inverno o durante l'estate difficilmente diventano colorati. Cosa facciamo per aiutare la pianta a proseguire il suo cammino di produttrice di limoni? Allora, chi non l'ha dato ad agosto, diamo la seconda dose di Super Agrumicote nel nostro vasetto, quindi seguiamo le istruzioni che ci sono qua in base al diametro di vaso o ai litri che ci sono nel vaso, gli diamo il giusto quantitativo che lo trovate in tutte le confezioni. Quindi Super Agrumicote, liquido per agrumi, quindi liquido Super Alga Agrumi, che daremo un apporto di alghe che aiuterà la pianta ad assorbire tutte le sostanze nutritive. Quindi è una spinta ad assorbire tutte le sostanze nutritive di questo concime, e daremo anche la dose mensile del Lupini 4 in 1 per dare anche una sostanza organica al terreno, non solo con i concimi minerali e le alghe, ma anche con la sostanza organica. Quindi Super Alga Agrumi ogni 7 giorni per 3-4 volte se non l'avete fatto ad agosto, Super Lupini la dose mensile e Super Agrumicote, se non l'avete dato ad agosto, che lo date a settembre per fare la svernata per arrivare a primavera pronti per la concimazione successiva. Per cui a settembre, se vogliamo dare una potata di forma anche alle piante, se hanno dei spolloni molto pronunciati, si può potare tranquillamente, tanto le piante avranno modo di fare nuova vegetazione. E quindi per il momento altre cose non ce ne sono, se non stare attenti alla minatrice. La minatrice adesso è il suo momento. State attenti alle vette, se vedete queste zone ricamate, perché sono veramente la peste, diciamo, delle piante in questo periodo, anche se grossi problemi strutturali non le fa, però comunque crea un danno estetico non indifferente. Per il momento è tutto, un saluto dal nostro vivaio, da Stefano. Ciao!